Ciao a tutti ragazzi, finalmente un pochino di gameplay e come ve lo sparo? Ve lo sparo praticamente non in diretta ma con un bel commentary e non lo sto editando in post ma sto praticamente commentando mentre lo sto guardando in diretta. Infatti vedete qui la bella freccetta, sistemiamo la telecamerina a Joe, campo Danger Zone, qui la sincro telecamere 1, 2 e 3 e poi si minaccia un po' Giorgio che non fa mai male. Comunque, Danger Zone in una bella partita di Deathmatch, campo che purtroppo non c'è più, e vediamo un po' i vari giocatori in giro, ma ci prepariamo a partire. Quindi, visto che non mi interesserà tanto vedermi gironzolare così a caso e chiacchierare, perché delle mie interazioni sociali non gliene frega niente a nessuno, vediamo un po' da dove parte la partita. Eccoci qui, partiti subito. L'idea era quella di fare un bel rush, davanti a me c'è uno speed softer che non si vede soltanto dall'equipaggiamento ma anche dal peso, il suo peso specifico e la sua atleticità erano decisamente più adatte delle mie, ma tutto sommato riesco anche a fare un bel rush e arriviamo per primi all'autobus che era una delle zone del campo dove davvero c'era più contatto e ci prendiamo subito la posizione e infatti vediamo che ci sono, mettiamo un attimo in pausa, nemici che sono rimasti bloccati là indietro, la freccia aiuta, ce n'è uno qua. Uno qua in fondo, e che preoccupante sono quelli che potrebbero essere passati giù dal crinale, che potrebbero affiancarci, ma in teoria, nella parte prima della partita dove ho saltato, in cui parlavamo, ci sono stati anche alcuni secondi in cui avevamo fatto un mezzo piano, e l'idea era proprio che tentavamo di fare un rush all'autobus per tenere tutti i nostri avversari bloccati là dietro nel loro punto di spawn che è là in fondo, e costringerli così ad attraversare tutta questa zona di campo libero che è veramente un campo di morte, mentre un altro gruppo dei nostri avrebbe cercato di coprire tutta la zona del crinale. E qui ancora più sulla destra c'è quella che era la kill house, una zona in cui c'era parecchia copertura. Io comunque mi prendo la posizione, inizio a far fuoco un po' dappertutto per far tenere giù la testa agli altri. I colpi non arrivano lontanissimo anche perché io utilizzo l'MP5 della ICS che tira molto bene ma non è certo un fucile da cecchino. Comunque l'idea è di tenere la posizione permette agli altri di avanzare e consolidare noi in questa posizione bella avanzata. Riprendiamo. Qui vediamo, non sono ancora arrivati tanti altri nostri compagni di squadra. Io mantengo questa zona, faccio tanto tanto fuoco. Mi interessa soprattutto tenere giù i nostri avversari. L'avversario là in fondo, i BB non arrivano perché è veramente tanta la lontananza. Comunque l'idea è non permettergli in sostanza di avanzare oltre alle gomme. E qui infatti si va a chiamare gli altri. Qua c'è un avversario che inizio a bersagliare. Sulla sua linea qualche BB inizia a poterci arrivare, quindi io continuo a far fuoco, come continuo a far fuoco anche sull'altra casetta più a sinistra. E intanto stanno arrivando non solo gli altri ma anche una molestissima zanzara che si infila poi dopo all'interno dell'autobus ed era lì pronta a darmi molestie. Non l'avevo vista in game, non l'avevo rivista. Ed ecco che sono arrivati gli altri. Allora, l'idea è quella di mettere in sicurezza l'autobus e poi mandare qualcuno nella chiusa. Intanto qua vediamo un avversario di quelli contro cui tiravo sul fondo. I miei bibi sono arrivati. E adesso è il momento in cui abbiamo consolidato la zona, cercare di tirare un po' e spingere un pochino. Io poi quasi tenterei di lanciarci fino alle gomme là, però abbiamo un po' di spazio aperto. Okay. I nostri avversari erano belli lontani, ma qualcuno arrivato sulla destra già si spinge in avanti. In questo caso, se non sbaglio, è proprio Simo che gioca con noi nello suo team. Io ne approfitto di fare una bella ricarica e ci prepariamo anche noi a lanciarci avanti. Copertura, fuoco praticamente dovunque si avanza e si cerca il primo riparo. E qui continuo a tirare, mettiamo un piccolo momento di pausa e identifichiamo i vari avversari. Qua intanto Simo, visto che noi siamo arrivati, che stavo facendo copertura, lui subito avanza, davvero imperterrito, molto audace. E per fortuna gli avversari sembra che siano rimasti un po' sorpresi. Non mi ricordo, c'era qualcuno che stava già spingendo anche dalla zona del crinale e me ne accorgo anche guardando il video perché non siamo ancora stati eliminati completamente dal fuoco di fiancheggiamento, quindi questa zona è ancora tutta libera. Simo spinge in questa qui che è la zona del mercato, l'idea è quella di arrivare a spingere in avanti. A questo punto però
Noi dovremo spingere sulla sinistra per andare a terre occupate gli avversari in queste casette. Il piano è questo e ora riprendiamo la giocata. Mi allargo sulla sinistra, allarghiamoci sulla sinistra. Mentre io copro, altri arrivano lì sulla destra. Da dietro sulla sinistra chiamiamo i rinforzi. Mi faranno comodi i rinforzi. Per fortuna posso avanzare un passo per volta. L'MP5 non ha proprio un caricatore capientissimo e facendo tanto fuoco di copertura e saturazione devo darmi da fare per ricaricare. Comunque sulla destra i nostri compagni di squadra avanzano belli tosti e io inizio a tenere d'occhio le casette di qui. Sto per andare in una zona di CQB. Prima di andarci però preferisco avere qualcuno che mi raggiunga e mi dia manforte. E qui inizio a far fuoco, mi metto al riparo dietro all'auto e da qui mi preparo a tirare sugli avversari a distanza più ravvicinata. E qui sto facendo fuoco su un avversario qua dietro che ancora non aveva visto, si pigliava i suoi BB. E qui mi hanno raggiunto Giorgio e mi sembra che fosse Will. E da qui, continuando a sfruttare la copertura, proviamo ad avanzare. Apri quel lato, vedo se ci si può muovere. Will, provo. Ok, con Will che mi fa copertura e Giorgio più aperto, io mi sposto in avanti fino alla casetta. E da qui ha una buona posizione. Qui l'avversario che parlavo prima da qualche colpo era stato eliminato e scappa. E qua elimino un'altra vita che non si aspettava che fossimo così vicini. A questo punto siamo praticamente in CQB, ripulendo questo villaggio. E stiamo spingendo parecchio. Una giocata molto divertente, molto veloce, devo ammettere. E gli avversari a questo punto hanno tanti di noi qua in zona e inizia a diventare anche complicato per loro capire dove vengono ingaggiati. Ed eccoci qua, il bello di registrare il video in presa praticamente diretta, anche se voi non lo vedete come tale, è che mi può scudare il telefono. E vabbè, comunque riprendiamo. Questa zona è davvero bella complicata ed è qui che farò il mio errore a breve. Mi sto infilando qua dentro, lì si tira su un altro avversario completamente colto allo scoperto e qua sono in procinto di entrare. Tiro su questo nemico, lo piglio e questo si abbassa prima di venire eliminato, così ripulisco anche la trincea. Ci vogliono un po' di colpi, però alla fine capisce che era il caso di uscire. Dovrebbero essere puliti di qua. E qui, vedendo tanti dei miei compagni di squadra, inizio a supporre che la situazione sia ormai pulita e mi espongo più di quel che dovevo. E difatti la pago venendo colpito ed eliminato. Qui mettiamo in pausa, anzi godiamoci gli ultimi secondi. Comunque partita molto interessante, molto veloce, molto divertente. Abbiamo spinto tantissimo, pago una disattenzione finale, ma penso che alla fine sia uscito un bel gameplay e alla fine la partita è stata una bella vittoria. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuta. Io adesso la chiuderei qui. Dal vostro Barbarozzo un mega saluto, spero vi abbia fatto piacere vedere un po' di gameplay. A me ha divertito riuscire a rifarlo. Ditemi se vi piace questo format in cui registro, che posso tranquillamente avere un puntatore con cui dirvi quello che succede, indicarvi le cose, mettere in pausa quando serve. È molto più snello il procedimento di registrazione e magari anche bello chiaro, permette di saltare avanti, indietro, insomma, godercene un po'. E direi che praticamente è tutto. Dal vostro Barbarozzo un salutazzo, se vi ha fatto piacere indicate il pollicione in su e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi!